Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Bella Faccia e bentornati. Allora ragazzi, nello scorso episodio siamo andati in esplorazione e abbiamo trovato un sacco di cose belle, tantissime. Più che altro abbiamo trovato questo cuore del mare, mamma mia ragazzi, mi avete detto che è rarissimo da trovare. E grazie anche a questo cuore del mare e insieme ad altre conchiglie potremmo fare una specie di beacon, mi avete detto, una specie di beacon che funziona sotto il mare. Ancora non ho ben capito, però una cosa veramente bella da provare. Abbiamo trovato un sacco di membrane, ho preso anche il ghiaccio azzurro, non l'ho fatto vedere ma l'ho preso off camera, l'ho ripreso perché mi ero scordato di prenderlo. Poi abbiamo preso un sacco di cose interessanti, un sacco di mappe, un sacco di cose. Mi avete detto anche che non vi piace tanto la zona di chest perché sembra un po' triste, era meglio prima. Non lo so ragazzi, magari aspettiamo l'uscita della shaders, magari la cambierò off camera, però non mi dispiace a me, però se non vi piace la cambiamo tranquillamente. Comunque sia, vi invito sempre a lasciare un like per supportare la serie, quindi se ci siete fatemi sentire che ci siete, lasciate un bel like ragazzi e cominciamo l'episodio. Allora, vi faccio vedere altri bellissimi disegni che mi avete mandato, sono veramente contento quando me li mandate. Vi ricordo che chi vuole mandarmi un disegno me lo può mandare tramite email che la trova nelle informazioni del canale. Volevo anche ricordarvi ragazzi, volevo dirvi una notizia bellissima che sono stato... Come posso dire, non è che sono stato invitato, ho fatto la richiesta per andare al Games Week ragazzi come youtubers, penso, sì. E sono stato accettato, quindi mi verrà dato il pass, potrò andare dietro nella sezione stampa e ci saranno, non so, altre agevolazioni, comunque sia che vi dirò. Fra l'altro ragazzi, prima ero al mare ed ero con la macchina e mi ha attraversato un capriolo ragazzi per sbaglio l'ho investito, ma non si è fatto nulla, ma io ho preso un colpo ragazzi, altro che creeper, mi è saltato proprio all'improvviso. Ho perso 10 anni di vita, quindi. Allora, comunque sia, oggi finalmente, per chi l'aspettava da veramente tanto, farò la farm di calcestruzzo. Sì, ragazzi, farm di calcestruzzo, sì, pecore saltellanti. Non so perché, ragazzi, ma dopo l'aggiornamento queste pecore sono diventate saltellose. Cose strane succedono dopo l'aggiornamento. Comunque sì, ho intenzione di fare la farm di calcestruzzo, ragazzi. Qua ho fatto uno stanzino che non lo so, direi che potremmo farla qua. Tanto non richiede tanto spazio, potremmo abbellirla dopo questa stanza. Ho preso dei materiali, sarà davvero semplicissima, c'è la farm più semplice del mondo. Ecco, questi lingotti non servono, non so perché li ho presi, che sbadato. Io sento dei passi, non vorrei che ci fosse un creeper forse di sopra. Allora, io direi di cominciare ragazzi, direi di ricominciare. Allora, prima dobbiamo prendere, però c'è qualcosa che non va. No, è dispari, perfetto, ci serviva dispari l'entrata, quindi iniziamo subito mettendo una cassa qua. Scaviamo un pochettino di altri due blocchi, magari una torcia, no, neanche le torce, so, perfetto. Ok, prendiamo le tramogene, mettiamo una qua e una qua, tutte e due rivolte verso la cassa, perfetto. Allora, poi prendiamo i blocchi, io ho preso questi tronchi di quercia scura, possiamo prendere questi, anzi, potremmo anche usarli scortezzati, che mamma mia quanto mi piacciono i tronchi così. Allora, quindi facciamo così e così, perfetto. Poi di sopra sento che ci sono gli zombie, deve essere notte sicuramente. Silenzio che sto registrando! Allora, quindi prendo una botola d'abete, non so perché abete con quercia scura, non lo so, mi piace, non chiedetemelo. Allora, questa bella botola che sembra un Kit Kat, ragazzi, sembra un blocco di cioccolata, ma basta che mi viene fame, se no. Allora, poi prendiamo il secchio d'acqua, lo mettiamo lì, però io voglio abbellire anche lì, fammi fare un altro po' di questi, grazie mille, ok. Allora, intendevo che io lo volevo lì, così, perfetto, ok. Qui andrà messa dell'acqua, così, perfetto. Ok, poi qui mettiamo un blocco casuale che andremo a rompere a breve. Poi qua mettiamo un osservatore, così, perfetto. Adesso andiamo a rompere questo blocco che non ci serve più. Adesso riprendo tutte le cose, grazie mille, guardate che effetto, wow! Cioè, sembra un car armato cioccolatoso. Allora, poi qua andrà messo un altro blocco, così, ok.
E qua andrà messo un altro blocco così. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po'. Adesso devo prendere, sì, della redstone, sì, e la mettiamo qua, così, perfetto. No, stavo pensando, ragazzi, già come abbellirla, perché qui andrà messo il gettatore. Vabbè, lasciamolo così. Allora, prendiamo un pistone, poi prendiamo il bel pistone, lo mettiamo qua, bel pistone. Poi prendiamo la sabbia, la mettiamo qua, ok, perfetto così. Poi qua fammi scavare un pochettino, che mi serve un po' di spazio, come sempre, che non ho mai. Ok, allora qua, andrà messo questo tronco, così, cioè un tronco, un blocco qualsiasi. Poi andiamo a prendere il nostro ripetitore, il nostro caro ripetitore, lo mettiamo qua, impostato su nulla nulla, poi devo fare altri tronchi scortecciati, venite qui scortechini, ok, perfetto. Poi qua andremo a mettere altri due blocchi, così, ok, perfetto. E qua andiamo a mettere il gettatore, così, perfetto, con della redstone qua. Ok, bene, la farm, ragazzi, sarebbe completa, solamente che per rinforzarla, potevo già metterli in effetti, per rinforzarla togliamo questi due blocchi qua sotto e ci mettiamo dell'ossidiana anche qua. Ok, perfetto, fammi riprendere le mie cose. Perfetto ragazzi, la farm è questa, è completata. Allora, a noi ci basterà, abbiamo della calcestruzzo, ne mettiamo un po' dentro questo gettatore, la calcestruzzo che mettiamo qua ci ritornerà indietro per ogni volta che noi andremo a mettere un blocco. Quindi noi dobbiamo mettere la calcestruzzo qua, prendiamo il piccone, ci mettiamo qua più o meno, sì. Ho sentito una botta, cos'è? Qualcuno di sotto ha dato una testata contro il muro? Allora, stavo dicendo, noi ci mettiamo qua e ci mettiamo a farmare, ragazzi. Ecco qua, funziona alla perfezione. Vediamo in così poco tempo. Ok, vedete che appena lo rompo il gettatore mi sputa addosso, neanche fosse un lama. Quindi, vediamo, abbiamo già fatto 15 calcestruzzi induriti, ragazzi. Perfetto, molto semplice. Mi piace veramente tanto questa farm. E non lo so, adesso andiamo ad abbellirla. Ok, allora vediamo un po', ho preso un pochettino di cose, vediamo come potremmo fare. Intanto ho preso delle lampade perché dobbiamo fare ovviamente dell'illuminazione. Illuminazione. Che facciamo qua? Boh, iniziamo a mettere le cose così poi valuteremo. Allora, così fammi fare. Ok, poi al limite cambiamo, come sempre. Ecco, magari facciamola un po' random, tanto per cambiare, potevo anche non dirlo. Ok, così il pavimento, non lo so, voglio di usare questi funghi, questi blocchi di funghi. Vai funghi, forza, è arrivato il vostro momento. È arrivato il vostro momento, funghetti. Allora, là dietro si vede, ok, qua sotto si vede tutto questo brutto coso. Ho rotto anche una cosa lì. Allora, facciamo così, non sto capendo più niente. Mi sto impallando. Allora, calma, calma, calma. Dove ero rimasto? Ok, così, così e co no. E il fungo qua. Ok, perfetto. Perfetto, però là dietro si vede quel sto blocco orribile, non mi piace vederlo. Via, via, non ti voglio più vedere proprio. Da notare il fungo, se si rompe sembra una torta mangiata. Bellissimo. Oh, io non ho attivato la leva. Non ho attivato la leva. Non ho attivato la leva. Attivati. Bravissima, così. Allora, visto che qua c'è l'ossidiana e non posso mettere blocchi lì, è il caso di fare così. Ok, perfetto. È il caso di fare proprio così, proprio così. Qua non lo so, possiamo fare una cosa di questo tipo. Ok, qua magari non lo so, possiamo utilizzare anche i mattoni in pietra. Sì, proviamo a utilizzare i mattoni in pietra. Facciamo delle scale magari. Dammi delle scale, grazie mille. Ok, allora magari possiamo fare. Come possiamo fare? Come possiamo fare? Così. Boh, cosa sto facendo? Non lo so. Chiudiamo così. Ok, perfetto. Poi qua dietro posso anche chiudere tutto, che tanto chiudo dopo, che tanto non ci serve. Allora, così. Ok, perfetto. Poi magari ci mettiamo dei tronchi. Così li mettiamo, i tronchettini. Questi che tronchi sono? Di quercia scura, questi? Quercia scura, no.
Quercia scura, così diversi colori. Ok, va bene. Hai ragione tu, Ok, ragazzi, ho finito di modificare la stanza. La stanza per la nostra farm di calcestruzzo. Guardate l'entrata com'è carina, mi è venuta veramente carina. Poi magari la modificherò un pochettino off camera. Allora, questa è l'entrata, ragazzi. Entriamo da qua, chiudiamo. Guardate che bella stanza. Molto dettagliata, ma è molto semplice, ma mi piace per una farm semplice e piccolina. Allora, qui ho messo un item frame con della calcestruzzo, mi sembrava il caso. Qua c'è la nostra cassa, a noi ci basterà metterci qua e iniziare a farmare, ragazzi. Così, ecco qua, perfetto. Qua noi andremo a mettere tutta la polvere di calcestruzzo da fondere, diciamo, e quella indurita andrà direttamente qua. Tutto molto semplice, mi piace. Fatemi sapere, ragazzi, se vi è piaciuta, cioè se vi piace questa farm, lasciandomi un commento, se si può migliorare, magari che tipo di colori possiamo utilizzare, anche cose sul design. E questo è tutto. Ok, ragazzi, io per oggi ho finito. Spero tanto che vi sia piaciuta questa farm e vi auguro una buona giornata come sempre. Mi raccomando, lasciate un like per farmi sapere che ci siete. Io vi saluto dentro il mio acquario, dentro questo bellissimo acquario con i miei pesci che mi rilassa veramente tanto. E ciao!